Ciao Sound Alerts, ciao Stream Elements. Ciao raga, ciao Medage. Devo controllare la live se più. Ciao Sound Alerts, ciao Stream Elements. Bello deciso, grandissimo. Come stai, amigos? Allora, io devo sempre venire qua perché mi mancano tre macchine, amico mio, tre autos, e quindi tutte le volte devo venire qui a vedere se poi le mettono. Ah, come stai, deciso? Tutto bene? Oh, raga, fa un botto caldo. Fa un botto caldo. Condividiamo la live e partiamo e vediamo un po' cosa riusciamo a fare. L'altra volta ho vinto la garetta online. Sì, dai, perfetto, perfetto. E dobbiamo farne altre garettine online perché... Io tutto bene, deciso, grazie. Sono stanchissimo, stanchissimo. Ciao amici e amiche. Ieri ho portato il gioco del gatto, ragazzi, e non c'era tanta gente, tanti amici miei. Avete visto il gioco e non siete entrati? Grandissimi, ieri era stato bello, è stata una bella gara. Allora, corriamo adesso in live. Ciao ragazzi, come state, amici miei? Mitici. Questa è la mega frase d'effetto su Facebook. Ciao amici, andiamo a correre. Allora, di autos non... Io le ho comprate tutte, raga. Ciao Giulia, amica mia, ecco che ogni tanto appare la mia amica, miglior moderatrice del mondo, ma non viene mai dentro. Proviamo ad andare a fare... Oh, ha rinnovato l'abbonamento, grazie amica mia, un bacione. Grazie, grazie, grazie. Guarda la chat vista adesso. Grazie. Grazie amica mia. Allora, come sta Marco Drums? È stanco, però sta bene. Giulia! Oh, non ho mai fatto questa pista qua. Vediamo un attimo. Scaccoliamoci. Allora, Alsazia non l'ho mai fatta. E poi dobbiamo andare anche a fare il Nürburgherino, Giulia. Con la Renault? Vediamo un attimo, vediamo un attimo. Allora, già che va in automatico... Oh, Lord! Oh amico mio, entri e già mi dici che te ne vai. Oh amico mio, che peccato. Lord, Lord. Va bene amico mio, sai che a me fa sempre piacere che... Come stai, come stai, come state? Come state amici? Andiamo un po' di... Gran Turismo. Uè, grazie Franco Pace, grazie amico mio, grazie del follower, grandissimo, ragazzi, salutiamo Franco Pace, thank you, thank you, thank you, credo che sia italiano, sì, quindi ti ringrazio in italiano, amico mio, grazie, 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 mi hai fatto il follower e mi hai fatto sbandare, dall'emozione, ciao Charder, amico mio, si fa l'online tra un po', purtroppo sì, ciao collega, sto cotto, pesi domani sabato? Fare pure gli straordinari, amico mio, come ti capisco? Ciao Franco! Ah, di Sir Luca, grande, grande Franco! Beh, io ti ringrazio che sei venuto qua! Sì, sì, Sir Luca è un grande, grandissimo Sir! Infatti entra dentro, mi manda, quando lui smette di fare la live, mi manda qua i suoi amici. Grazie, grazie Sir, ringrazialo, quando lo vedi, io lo ringrazio sempre quando viene dentro, poi tra l'altro chiacchieriamo, grande, grande. Oh, grazie mille comunque, grazie Franco. Si gioca, si ride, come state? Siamo belli cotti, come penso tutti ragazzi, belli cotti di padella. Grande Franco, dai, giochiamo un po'. Ti dico la verità, con questo stato d'animo assurdo che ho in bolla, che ho un caldo pazzesco, due ventilatori attaccati, non credo di fare dei gran tempozzi, però noi ci proviamo. Ma che roba, ma che roba.
Grande Giulia, la chat mitica di Marco Drums saluta il grandissimo Franco e ringrazio anche Dragons che si è iscritto oggi, non so se è in live adesso, comunque oggi pomeriggio si è iscritto. Ringrazio Giulia per... Oh, grazie! A questi diritti... De... vedere? Un coccolone. Che schifoso. Perché? Perché, amico mio? Ti sei rotto le scatole di giocare? Porca loca! per guardare il commento... Allora, aspetta. Tra l'altro, iscriviti al canale, grazie. Sì, è che ho il computer troppo distante. Grande Franco. Ma parli così per l'online che funziona un po' a cavolini di Bruxelles, grazie, o perché ti sei rotto di fare sempre le stesse piste, di fare sempre la stessa roba? Troppo pilotato, ah ok. Ma tu giochi anche a setto corsa, a competizione, Fraz? No, scusa Fraz, scusate, grazie. Oh, fa caldo, raga. Uè, TM, grande amico mio, come stai? Come stai, ragazzo? Ragazzo, stavo parlando col grande, grandissimo Graz che... Oh, ciao amici e amiche di Twitch. L'online è vergognoso. Sì, un po' ti do ragione. Un po' tanto. No, solo GT. Ah, che figo. Ok. Dai, iscriviti al canale, grandissimo. Dai che così rimaniamo in contatto, facciamo anche delle garettine. Se volete iscriverti, su... esatto, brava, brava Giulia. Se ti va di giocare, grazie, non c'è problema. Dopo facciamo le garettine con il mitico Shader Design che fa delle livree pazzesche. Allora, io ti dico la verità, grazie. L'online, sì, effettivamente potrebbero anche sistemarlo. Non so perché non lo fanno. La parte... Comunque ci stiamo divertendo a giocare tra di noi senza competere troppo esportivamente. Con Sharder e tutti gli altri entriamo dentro e ci facciamo delle gran belle oh my god. Allora riproviamola, perché secondo me 41.909 riusciamo ancora a migliorarci un pelo, con il caldo ragazzi è un po' un casino, però la Renault mi piace. Allora comunque ti stavo dicendo, grazie, sì, allora le livree sono fantastiche. Non c'è gioco che puoi fare le livree personalizzate come Gran Turismo. La grafica fa paura. Purtroppo l'online è un po' così. Le macchine sono pilotate, però non è che anche gli altri giochi scherzano, tipo il Formula 1 2022 che porto, se vieni anche in altre volte che gioco, grazie, anche il Formula 1 2022, anzi loro hanno proprio la traiettoria, se tu gli vai in mezzo ti buttano fuori. E grande TM. Andrea, ciao Andrea, mitico Andrea, ho fatto un oro, non è il Nürburgring, ti stavo aspettando per il Nürburgring. Oh, uomo tigre, guarda come viaggia l'uomo tigre. Ah, Andrea, il primo sarà Vertex, credo. Andrea, grandissimo Andrea. Allora, stavo facendo un oro per fare vedere ai ragazzi che... E il Pierpaolo si dissocia, però ieri era associato Pierpaolo, Ciao Pierpaolo, amico mio, come stai? Allora, ieri Pierpaolo, ragazzi, è la prima volta che l'ho visto associato al gioco del gatto, Eravamo io e lui, ci siamo fatti una bella oretta insieme e ieri non si è dissociato. No, davvero? Beh, era corto, però è spettacolare, Spettacolare. Sì Pierpaolo, devo dirti la verità che è veramente bello, è un gioco un po' di nicchia, vedi che alla fine della fiera è un po' nicchioso. Grande Andrea! Vediamo se riusciamo a limare, no. Allora, voglio andare al Nürburgring perché se ha tempo l'amico Andrea vediamo di fare questa mitica cavalcata per l'oro, perché ragazzi voi non lo sapete ma dovrebbero arrivarmi tre belle sub, Lord, hai visto chi c'è? Pierpaolo, il grandissimo dissociatore, sì, grande. Ora mi sto rispolverando Ezio Story, ah ok, figo
Sai che ho trovato che c'era un remastered incluso nel premio? Ragazzi, comunque il premio sta spaccando, eh? Cioè, premium e extra del plus. È bello assai. Diciamo che avere il premium e il pass ultimate si è veramente i videogiocatori felici. Vabbè, lasciamo stare. Sapete che quando faccio un oro poi dopo è difficile che mi miglioro. Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelation. Sì, fico. Tra l'altro ero quinto, non è che ho fatto proprio schifo. No, aspetta che la rifaccio un'altra volta. È un po' difficilozza, Perché secondo me, raga, a farla un po' così, a cavolini di Bruxelles, 41.909, non è che ho fatto bello, il premium è tanta roba, davvero. Mi sto rendendo conto che il premium del Plus è tanta roba. Alla fine sono 119 euro l'anno, il premium. Poi, vabbè, se volete fare l'extra sono 89, mi sembra, se non sbaglio. Non vorrei darvi 79 o 89, ma credo più 89. Ti tocca accendere, bellissimo, vai, dai, accendi amico mio. Che figata. Oh, Andrea, Vertex, quando vedono qualcosa devono accendere la play. Grande. Oh, ma come ho fatto a fare quel 41909? Sì, Andrea, accendi. Questa qui è... Poi mi finisco Ghost of Tsushima, è bellissimo. È uno dei giochi più belli. Ma sai perché, Pierpaolo? Perché oltre che essere bello, graficamente, gameplay, è proprio stressatissimo, amico mio. Entra dentro che ci rilassiamo noi la sera, ragazzi, stiamo tra amici. Quando volete rilassarvi venite da Marco Drums Games che... Facciamo una bella chiacchierata, un quattro spari di Gran Turismo, di Formula 1, di Assetto Corsa Competizione, giochiamo un po' qualcosa. Tra l'altro volevo portare anche Wreckfest e qualche altro gioco di auto. Ragazzi, ma cosa ne pensate se... Oh, però non deve farmi così, perché se comincia a sbrodolarmi... se comincia a sbrodolarmi così sta macchina, mi spiace, raga. Comunque, se venite da Marco Drum sapete che ci sono amici, che si può chattare, si può ridere e scherzare e si può stare un attimo, un paio di orette in tranquillità, Marco, dopo guarda la classifica del giro singolo, non voglio alzarmi dal letto. Va bene. Ma del Nürburgring dici? Ragazzi, se porto un gioco di Monster Truck, di questa, l'avevi fatta allora. Se porto un gioco di Monster Truck, vi piace? Potrebbe piacervi? Oh, ma proprio... Proprio l'ho fatta la grande, sta roba qua. Oggi ho avuto una febbricola. Oh, ragazza. Allora, al giro, tu mi hai detto, non questo. Vediamo il giro. Vertex, Mosca. Quinto, grande amico mio. Vertex, ragazzi, è... Ma sì, Monster Truck ci sta. Sai perché l'ho scaricato... Sempre dal Plus Premium, questo gioco di Monster Truck, e ti dico la verità, è fico, è divertente più che altro, per cambiare, una volta a settimana, no raga? Adesso poi sicuramente farò un'altra live o un altro paio di live col gioco del gattino, perché comunque lo voglio finire. Ok, non mi alzo. Lord, dai, per cambiare... Allora, quando poi risolverò la faccenda, voglio portare giochi di PlayStation, di Xbox, e sarà una live un po' particolare, raga, perché farò scegliere a voi il gioco. Quindi ci saranno tantissimi giochi da cui scegliere, perché ho 5 tera di hard disk 800 e rotti, e vi farò scegliere a voi il gioco che preferite che gioco.
faremo più giochi in una serata, ecco, quindi quando riesco a far andare OBS con questa cosa qua, anche se scattucchia un po', però fa niente. Uè, Lucas! Ciao Lucas, amico mio! Sai che devo andare a vedere la cosa che mi hai chiesto, Luca? Scusami, ma mi sono dimenticato. Qualcuno ha detto Peppa Pig. Lucas, devo andare a vedere, amico mio, se ti compare il nome. Ma credo che a me che l'hai dato fiducia mi compaia sempre. È su quelli nuovi che non ti compare più. Credo, eh. Che schifo. Ciao amici, Loki! Grande! Bella lì, raghi! Oh, ieri sera mi avete tutti quanti abbandonato, eh? Sharder si dissocia con Peppa Pig. Ciao Lucas! Grande Lucas! Grandissimo Lucas! Peppa Pig, ragazzi, però io lo voglio portare Peppa Pig. Sì, volevo fare una live con... Allora, una live con anche il gioco dei Monster Cat. Ormai i gatti, dopo... Luca. Oh my god. Ragazzi, è difficilissima. Perché questa Renault... Pensavo più easy, eh. Ciao amici, come state? Troppo lenta, secondo me. Veramente troppo lenta. Ah beh, certo, amico mio. Ah, ti stavo già chiedendo se venivi stasera a correre. Bella che hai detto che sei alle Marche. lo so, Andrea. 10 fatidici giorni. Speriamo di farcela. Io ce la metto tutta, amico mio. È un po' orca locas. O Orca Lucas. No, Orca Lucas no. Mamma mia. Diciamo che Loki, io a Pesaro. Grande Lucas. Loki è andato in vacanza. Chissà dove è andato Loki. Secondo me il secondo è troppo. È troppa seconda quella lì. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Ma sì, vedrai che non c'è niente, Giuli! La febbricola viene sempre. Ma non devi prendere... Non è che adesso uno gli viene un po' di febbre per forza Covid, eh? Ok, 39.025. Dai, tranquilla! Dr. Drums ti dice di stare tranquilla che non è nada. Dr. Drums è bella, eh? Forse devo farla un po' più veloce, ragazzi, questa qui. Ho fatto il primo oro, mi sono un po'... Sì, beh, il dottore vuole che fai il tampone anche se c'hai un male a piede. Cioè, ormai sì, i dottori hanno rotto il cazzo. Però va bene, fallo, vedrai che non c'hai nulla e ci avrai la ragione, Marco Drums Games. Ok? Poi me lo dici se c'aveva ragione il dottor Marco Drums Games, The Doctors. Oh, un nuovo recordino, ma il recordino un po' a minchinos, perché è un bronzetto, e il bronzetto a Marco Drums non è che gli piace tanto, eh. Eh sì, Marco Drums The Doctor. Se non hai niente, poi ti mando la parcella, Giulia, eh. 174 euro più IVA. L'IVA bisogna pagarlo. Giusto, Lord, l'IVA va pagata. Oh. Marco Drums Games mica va a mutua, eh. Mica siamo alla mutua, va. E vai! 37. Oh, ma sempre sopra, sempre bronzetto. Cos'è che sbaglio?
Amico Andrea, che cosa sbaglia Marco Drums? Vediamolo insieme. Nessuno che fa pettine, nessuno che mi fa bere. Devo fare di mio, ragazzi. Chi mi ha fottuto il pettine? No, è qua. Oh, Giulia, grazie. Oh, pettinino verde. Sempre, sempre pettinati, ragazzi, quando si va in macchina. Ah, io dovevo vedere il... No, dai, ma io dovevo vedere il replay, non l'ho visto. Ma dai, ma che cavolo. Aspetta, fammi vedere. Dovevo vedere il replay come farla. Vai, vai. Go. Terza. A 120. Ciao amici e amiche di Twitch, come state, ragazzi? Certo, dottor Drums. La fine, eh beh, certo, pensavo fossi tu, magari. 300 km in muetos, grande. Oh, hai visto che ha tirato giù il pedalino, l'ha fatta tutta in quinta, eh? Va come, e non gli scoda neanche il ragazzone qua. Vabbè. Ciao amici, come state? Tutto bene, amici di Twitch? Grandissimi, ciao ciao ciao. Allora, andiamo a provare noi adesso, visto che prima era il computer che non sbaglia mai. Allora, lui l'ha fatta in terza a 120, Ecco, già. Andrea, grandissimo! Qui ci sta l'errore, Andrea. Ok, 110 ci siamo. 110 ci siamo. Un po' non lo so. Grande Giulia, sì signore. Sì signore. Oh, sempre Marco Drums deve farla 50 volte per far l'oro, raga, 50 volte, non è che capita che viene subito, eh? Cacchio. Allora, lenta, lenta, lenta. Manuel! Grandissimo Manuel! Come state, raga? Perché si imbarca a cavolo dire no. E poi va dritta. Oh, prima questa reno non va un cazzo. Ah, amico mio, hai ragione, bisogna farla con calma le cose, con molta calma. Eh sì. Hai ragione, grazie. Dai, iscriviti al canale, amico mio. Dai che ci facciamo delle belle chiacchierate insieme. Grazie, grandissimo, dai. Orca loca. Allora, sono cose che capitano a tutti, vedo, che le macchine vanno a cavolini di Bruxelles. Allora, questo, allora, diciamo che io ho comprato tutte le macchine. E adesso devo fare l'online, poi non so se il grande Sharder vuole giocare, se non mi ha detto niente, quindi non ci sono livree nuove, abbiamo le livree del nostro team, grazie anche a tutti i nuovi iscritti, e niente, noi giochiamo così tanto per, però effettivamente ha ragione quello che dice anche lui, che potrebbero migliorarlo un bel po', diciamo che adesso è un po' che è uscito. Qualche piccolo miglioramento, mamma mia! Oh, 37,3, sono ancora nel bronzo! Ma Andrea è il nostro amico scuola guida, eh? Cos'è che sbaglio, Andrea? A parte la macchina che... No, 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 quello è impossibile! Ok, entri troppo dentro il curvone a destra, grande Franco!
Grazie. Allora, a parte che questa l'ho cannata proprio alla grande, il curvone a destra è questo qua, eh? Quindi sono troppo lento quando esco da questa. Poi stringi, ok, che non acceleri nel curvone, doso e poi vado giù di brutto. Ok, ragazzi, perché non riesco a volte non riesco a capire dal dentro e mi serve il vostro aiuto. Allora, qui è 110. Ecco, grande Franco, grande. Andrea, c'è l'amico Franco, l'amico Franco si è iscritto stasera, tra l'altro che viene dall'amico Sick. Allora, questo curvone non riesco a capirlo. Allora, questo curvo, mi sa che sbaglio quello, raga. Catota! Grande Andrea, sì, grande Franco. Mi piaccia quando mi date gli input, ragazzi, gli input per poter fare le cose. Adesso poi andiamo al Nürburgring, perché devo fare quella là, che Franco c'è una scommessa. No, mamma mia. C'è una scommessa tra me e Andrea Franco che praticamente mi deve fare tre sub, quindi tre iscrizioni e abbonamenti al canale per voi amici, in regalo a tutti, però devo fare tutto oro il Nürburgerino, il Nürburgring e Nordschleife, e quindi è una bella cosa tosta. Questa, perché quando freno mi va di traverso? Perché quando freno mi va di traverso? Amico mio, a volte becco dei punti che è più forte di me, non ce la fa. Allora, questa diciamo che a 130 lo prendo. Questa non riesco a capirla, raga. Più che l'ultima, questa non riesco a capirla. È in discesa, devo frenare. Forse così. Forse così. Porca! Ma che freni! Ah, grandi ragazzi! Franco e i nuovi iscritti e la chat, la chiamiamo di Family Chat, che siamo tutti amici qua. Ci troviamo non devi stringere sempre in quarta. L'ultima? Ah, ok, non devo. Questa secondo me va bene così. Cioè, qui dici? Ah, questa era quella con la scudo, vero raga? Oh, 36,9. Orca loca, orca lochina. Grazie ragazzi, grazie Franco, grazie Andrea. Dai, che ci siamo quasi. Obladi oblada, obladi oblada, forse Marco Drums ce la fa. Questa è una Renault tosta, eh? Non è un cesso. Ma va! Mi scende il terzo, puoi farla in qua. Ah, dici? Oh là là! Questa in quarta? Questa in quarta, la prima? Proviamoci. Non ci mette troppo a salire, Andrea. Mi sa che ci mette un sacco a salire. Ah, ok. Ah, questa? Ah, ok. Ti ha contagiato la febbre il dito. Grande Giulio. Ragazzi, dovete capire che io non mi ricordo niente e quindi vi contagio anche voi. Sarete tutti contagiati da il non ricordarsi una sega. Allora, la prima e terza. Amore mio, vieni che sono in tanti stasera i nostri amici. C'è anche Franco. Vediamo. La fai dopo, sei lì in piedi. Mamma mia. Quarta, eh. Ah! Amica mia non viene.
Caspita, ma se accelero in quella curva lì, ragazzi, va fuori. Cioè, ma io ho visto la demo che accelerava lui, com'è possibile? Ciao amici e amiche di Twitch, statemi bene. Benvenuti in Marco Drums Games. Ciao player, grandissimo, come stai amico mio? Ma tutta, fino in fondo? Così? Come stai player? Grandissimo! Wow! 37.020. Però sono ancora alto! Sono ancora alto! Virus Marco Drums Games! Bella, bella di player! Io sto cercando di fare l'oro qui, ma... mi sta tirando scemo la sazia e mi sta tirando scemo la... Allora dice... Vai, vai, vai! Dai gas, Renault! Dai gas! Sì! Allora, scusate, sto verso bruttissimo che vi avrò sicuramente spaccato le casse, ma Marco Drums ci è riuscito. Si merita un GG. Grande Drums, grande, grande Drums, facciamo vedere i muscoli, grande Drums! Oh! Adesso Franco pensa che sono un pazzo. Beh, no, si festeggia Franco quando bisogna, quando si fa un oro, e si vede sempre. Oh! GG per Marco Drums, grande raghi! Sì che lo porto Fall Guys, ho trovato anche delle amiche nuove. Dammi il tempo di organizzare, player, perché purtroppo Fall Guys va giocato con gli amici. E mamma mia, che curve! Che curve! Un esorcista! Tra l'altro si è anche scassato il volante. Perché va così? Guarda qui! Oh, si è scassato il volante, davvero. Guarda qui, terzetto, terzo il Marco Drums. Bella raga. No, no, intendo. Stumble? Cos'è che è? Intendi? Aspetta, perché puoi andare a leggere la chat? È in piccolino e non ci vedo. No, no, intendo Stumble Guys. Stumble Guys. E che cos'è? Non so che cos'è. Ma perché il volante si è sminchiato? Ma... no, non è più in... No, scusate. Perché è rimasto fermo 4.50? Ah, dici, devo iniziare? Si sblocca? È Full Guy simile? Prima il gioco che va di più. Ah, ok, è vero, hai ragione. Si è risminchiato da una parte. No, non lo so neanche che cos'è, player, sinceramente, ti dico la verità. Adesso c'è mio figlio che... cioè, mai successo che il volante si... Vabbè, succede di tutto nelle live di Marco Drums Games Channel. Questa me la ricordo perché l'ho fatta con la bimbi belli, bimbi brutti, bimbi che fanno brutti. Vai a letto alle 9:30 come le galline. Ciao Lord, ciao amico mio. Buona nanna. Anche tu Giuli. Allora mi sa che non andate a letto a dormire voi due. Quando Lord va e la Giulia subito dopo va... Ragazzi miei, io vi dico che non vanno a dormire. Grandi raga. Ciao, notte, notte Lord, notte Giuli.
Ma c'ha 7 marce sta macchina? Oh, non sapevo che aveva 7 marce. Io sono rimasto in sesta. No, sei serio? C'ha 7 marce sta macchina. Vabbè. Notte Lord, facciamo finta che vanno a letto. Notte Velord, notte Giulia, buonanotte, dormite nel letto, mi raccomando. Ciao amici, buonanotte. Notte. Porca loca, in quarta non si fa. Ci vediamo domani, Giulia e Lord. Dai, domani venite a farmi un salto, che domani sera portiamo. Vediamo un attimo cosa portiamo. Eh sì, non ci si può. Madonna raga, come sbifora sta macchina, eh? Incredibile. Devo ricordarmi di farla correre, come dice l'amico. Ciao ciao Lord, ciao amico mio, stavi bene? No cazzo, no. Urca, è tosta anche quest'ultima parte, eh? È tosta tutta, eh. Vito, vai via perché giuro che mi incazzo, eh! Non sei cambiato niente, Carla! Mamma mia! Moschillo, ciao! C'è Vittorio e Leonardo, ragazzi, che si stanno prendendo a legnate in camera. Ho dovuto urlargli dietro. Mamma mia, raga! Ciao, Moschito! Moschito era? Ciao, Moschito, ma sei... Sei nuovo? Se sei nuovo iscriviti al canale, grandissimo! Cioè, ogni tanto sento urlare che sbattono le porte, raga, incredibile. E si vogliono bene, eh. Figuratevi se erano due figli che si volevano ammazzare di botte. Però ogni tanto una sgridata gli va data. Oh, sei nuovo, grandissimo! Oh, manco tempo di dirti iscriviti al canale e io ti so, ti ho già seguito. Grandissimo, Moschito. Come stai, ragazzo? Grazie, grazie. Oh, boom, un bel GG a Moschito che si è iscritto. Ragazzi, si è iscritto il nuovo amico Moschito, grande, grande, grande. È che adesso Lord e la Giulia sono andati e allora, devo dirti la verità, faccio delle cose anche migliori di queste che stai vedendo in questo momento, eh. È un po' che devo capire sta macchina. Devo capire sto pezzo di pista, che questa è l'Alsazia che si conosce. Ma tu giochi a Gran Turismo, giochi a qualcosa, Moschito? Certo, certo. Facciamo le... Oh! Gran Turismo? Facciamo le gare con la gente. Allora, io di solito... Tra l'altro l'ho fatta a schifo, raga, e ho fatto anche il tempo, eh. Vabbè, è oro, quindi niente di che. Allora, noi di solito facciamo le live così, in settimana, ti spiego così almeno se sei nuovo del canale. Alle 9 comincio, faccio all'incirca sempre quasi un'oretta di garettine. Allora, ti devo solo chiedere un piacere se me la mandi tu, che facciamo prima che io sto correndo, almeno me la mandi direttamente, te la ricevo subito, come hai fatto col follower. Marco Drums, cercami come Marco Drums, senza games. Marco Drums, senza Games, tutto in piccolino. Ho il drago, vedi il dragone dietro, non è arrabbiato, eh? Qui è arrabbiato il drago perché me l'avete fatto arrabbiare, ragazzi. Invece là è tranquillo il drago. E oppure troverai il mondo di Little Big Planet, eh? Quando me la mandi dimmelo, che così te la cerco subito. E le live funzionano così: allora, alle 9 mi collego, faccio un'oretta di prove sul circuito, gioco online con col mondo e tutto. Dopo l'amico Sharder verso le 10 fa la lobby e giochiamo un'oretta, perché alle 11 poi stacco. Quindi
possiamo giocare sicuramente tranquillamente. Poi se vorrai far parte del nostro team, che si chiama Marco Drums Games, ah ok, di seconda, tutto attaccato, aspetta che te lo scrivo, te lo scrivo adesso nella live, aspetta, così Marco Drums. Allora Andrea, stavi dicendo freno troppo in anticipo, ma quale curva? Allora qua se non freno vado fuori, quindi qua devo per forza frenare, giusto amico? Stai parlando dell'altra secondo me tu. Ma gira! Sì, PlayStation 5. Madonna, ma perché fa così, raga? Perché fa così, Andrea? Perché sballottola tutta, va a sbattere senza motivazione? Devi arrivarci in quinta, scalare fino alla seconda e ripartire, stringendo il più possibile. Sì, ma non riesco a farla prima adesso. Grande, adesso guardo, eh. Sì, è arrivato adesso. Grandissimo. Ok, qua diciamo credo di averla fatta abbastanza bene. Qui dici, eh? Ok, che volantino hai? Io ho Logitech G923. Bella, bella Andrea, grande, 38, devo ancora migliorare un attimino però, eh. Allora Andrea G29, ok, questo come il mio allora. Il G923 è una piccola evoluzione, ma niente di che. Ecco qua, eccolo qua, accetta, accettato. Ok, perfetto. Allora, adesso chiediamo, no, intendo proprio la prima? Ah no, ascolta, la prima curva cosa devo fare? La prima curva? Allora, andarci in quinta, mentre fremi scala, alla seconda riparti il prima possibile. Ok, anche Vertex non l'ha fatta bene, visto? Siete che è un punto un po'... Allora, se freno fa così. No, no, il party non lo faccio perché è un bordello, Moschillo. Allora, normalmente Moschillo, noi facciamo le gare perché c'è la live così, no? Vedi, io parlo spesso, chiacchiero, urlo, ta-ta-ta-ta, che di solito le facciamo solo giocando, senza parlare. Poi ci sono delle live invece che facciamo il party per chiacchierare, quindi diciamo che si può fare anche il party, però la maggior parte delle volte c'è problemi di audio quando facciamo il party oppure c'è troppo casino. Normalmente le facciamo così, poi dopo capita chiaramente che a volte facciamo anche il party audio, perché a volte veramente sì, già accettata. Ok, 38 e 3, no, credo che più di questo non ce la facciamo. Adesso appena arriva Sharder,
Allora, se ritardo, Andrea, vado a sbattere. Se ritardo, Andrea... Ah, devo bere, aspetta, devo bere. Moschino. Grande. Oh, come scoda. Questa l'ho presa in quarta adesso, stavolta, eh. Eh sì. Sharder, guarda che moschillo, io lo chiamo moschito, scusami, ma avevo letto moschito prima. Moschillo, l'ho messo tra gli amici, Sharderino. Facciamo la garetta? Finisco la gara, arrivo. Eccolo qua, vedi l'amico Sharder, moschillo. Che poi, tra l'altro, se vuoi entrare nel nostro team, che è Marco Drums Game Racing Team, MDRT, puoi anche mandare la richiesta d'amico anche a Sharder 98, eh? La fa Sharder, perché è l'unico che riesco a entrare. Dopo ti invitiamo, Moschitlo. Abbiamo già provato con altri, io purtroppo ho problemi a entrare, devo fare la Sharder, entrare io e poi entrano gli altri. A volte, anche quando arriva l'amico Vertex, gli casca. Gli casca la linea. Purtroppo, come diceva anche prima... Oh, 37-8, dai. Forse sto entrando nel ritmo gara. Adesso appena... 30 km? Qual è? Ah, sì. L'ho fatta per prendere il trofeo. Io questo gioco l'ho platinato una volta che adesso faccio le gare online. Mi mancano solo le garettine online, poi praticamente platinato. Noi abbiamo il nostro standard. Tu hai le GR3, eh? La New Beat, la Beetle o... Special State Route X. E io a memoria non me le ricordo, sinceramente, però penso di averle fatte praticamente tutte. Caspita, pensavo di aver fatto qualcosa di figo, invece no. Ce l'hai le GR3? Corriamo o con la GR3. Di solito corriamo con la cosa, ci piace correre con la Subaru BRZ. Ah, con la norma ovale. Ah, ok. Tu vieni a farti una corsettina, Andrea, con noi per divertimento, niente di coso, o stai in partino? Ah, non hai soldi per comprarla, perché noi corriamo la maggior parte delle volte con le GR3, a parte che io ce le ho tutte. Cos'è che hai come GR1? Ce li hai? GR2? 37,7 Subaru VRX Type S. Subaru VRX non è da rally. Porca loca, ma che roba! Non hai GR1? GR2? Dai, allora facciamo con la GR1. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, grandissime, amici e amiche mie. No, noi non giochiamo con auto modificate, vabbè, nel senso, almeno comprargli le cose da comprargli, non è fatto nulla? Perché è proprio base, minchia, le gomme, non le hai preso niente? Non riesco a capire, Andrea, dove sbaglio. Sicuramente non c'hai soldi da comprare qualcosa, almeno una macchina per correre stasera? Perché noi ce l'abbiamo tutte modificate, quindi diciamo che sarebbe un correre finto. Cioè, no, vabbè, non c'è problema. Ti fai un po' di garettine, ti fai i soldi, e le compri e corriamo la prossima volta. Non farti problema, tanto io corro 2-3 volte a settimana, anche 4. Su Gran Turismo, quindi se non è stasera facciamo sicuramente un altro giorno in settimana, venerdì magari.
se no, tu sai fare il modo per farmare un po' di soldini, né? Alla pista di Sardegna. Oh, Andrea, sai che ho vinto online la prima, proprio online online, Nissan GR Nismo 2017. Vabbè, la Nissan ci sta. La Nissan ci può stare, la Nissan ci può stare. Aspetta che voglio, no, aspetta un attimo, che visto che tra un po' andiamo. Andrea, la Nissan ci può stare. Poi vediamo che cos'è, mi sembra che è una GR3, se non credo, Ok, sì, fai con calma, che faccio qualche volta, perché c'è Andrea, quella... Allora, Moschillo ha la... hai letto Sharder, che macchina ha Moschillo? La Nissan. Normale. Ma devi farmare un po', amico mio. Ma sul pezzo, sul punto qui? Dai. Ma come fai ad andare così forte, amico mio? Come fai ad andare così forte e io non riesco? Quando levarlo, Ryzen? Sì, levalo. Guarda che fra 10 minuti arrivo. Ferrari F8 tributo ci sta. Sempre non modificata. Ma come fai a correre con le macchine non modificate, amico mio? Ma Ferrari può anche andare bene. Ma è modificata un po'. Commerce, turbo, marmita. Ok, allora possiamo correre con quelle lì, possiamo correre con quella lì, la Ferrari ci sta. La Ferrarina ci sta, Moschillo ci sta. Allora, 50, un tempozzo da paura. Qui l'amico Andrea deve dirmi una sera che può farmi da scuola guida e facciamo come l'altra volta. Caro amico Andrea, una sera che hai un po' di tempo, dobbiamo fare la scuola guida, eh? Ok. Allora io l'invito te l'ho già mandato. Quando Sharderino fa la lobby, ti dico di cercare la lobby tra gli amici e vedrai che scompare la lobby di Sharder perché sono dentro io. Ancora peggio di prima. Ancora peggio di prima. In quarta qui? Ah, qua se non decelero mi porta fuori, amico mio. Quindi la prima devo prenderla, frenare un po', cioè decelerare. Il pettine verde è un pettine verde che io mi pettino. Se lo fai ti faccio vedere, aspetta che finisco. Questo è il pettine verde, è questo, e io mi pettino. Quando voi fate pettine verde mi pettino, quando fate bevi bevo. Eccolo qua, fatto adesso. Chiaramente stai usando i Miti Coin, eh?
i soldi di Marco Drums Games, che diventeranno meglio dei Bitcoin, i Miticoin, perché io vi chiamo mitici, che siete mitici ragazzi, quindi i Miticoin era d'obbligo, è il nome che è venuto fuori a mio figlio Leonardo, che tra l'altro adesso si è fatto il canale. Quando fate baby due volte, diciamo che faccio il baby lungo, se no mi fate correre in bagno. Così? Ok, Charter, fai la lobby, la pista che vuoi. Allora, fai la lobby, quando l'hai fatta mi raccomando di mettere senza, come facciamo sempre, tutte le macchine uguali, eh? Limitatore di potenza. Del tratto in quarta, è quello in quarta, eh? Special stay route, Sciarderino. Nella discesa, eh? Ma perché non ho accelerato, Andrea? Cioè, lì non accelero? Il mio cervello mi dice di non accelerare? Aspetta, eh? Special stay route, fai quella pista lì, Sharder. Allora, qui la lascio correre, ok? Ok, scalo un attimo, accelero. Vai. Ok. Accelero. Terza. Quarta. Terza. La faccio correre. Se la faccio correre troppo esce. Sì. Arrivo. Fammi fare questa qui, poi andiamo. Ne faccio un'altra, che c'è l'amico Andrea. Sharder, hai fatto la lobby? Adesso aspettiamo l'amico Sharder che ci dice se abbiamo fatto la lobby. Se ha fatto la lobby. C'ha fretta, si vede che deve andare a letto. No, terza no. Terza no. Qui è la quarta. Porca loca. Dai, l'ultima, poi andiamo. È quella rotonda lunga? È quella rotonda lunga? Vediamo se ci risponde. La stage route, quella lì. Grande. C'è il dona, amico mio. Se puoi farlo, grazie mille, ti ringrazio. Dovrebbe essere c'è il dona, le donazioni. Mi sembra di averlo messo il bottone. Se lo fai, ti ringrazio tantissimo. Vuol dire che ti piace il mio canale e giocheremo spesso insieme. No caps. Ma è lunga, lunga davvero tanto? Va bene, non c'è problema. Se puoi farlo, volentieri. Se non puoi farlo, no, va bene lo stesso, grandissimo Moschillo. Come vuoi. Ragazzi, io sono qua. Beh, ma facciamo un giro, Sharder, dai. Così almeno facciamo felice Moschillo, che facciamo... Sono 30 km. La Madonna. E quanto ci vuole a fare 30 km? Quanto ci vuole a fare un giro? Quanto ci vuole fare un giro, raga? 30 km? Perché se è troppo lunga, Moschillo, la facciamo un'altra volta. 7 minuti, vabbè dai, 7 minuti va bene. Dai, falla un giro, Sharder.
Pierpaolo che si dissocia. Vabbè, niente, dovrò rifarla, Andrea. Dovrò rifarla. Fai un giro, Sciarderino. Dai, così partiamo. Pierpaolo si dissocia dalle automobili. Eppure Pierpaolo ti avevo comprato la 500 vecchia, Abarth. La Dina Lampa, salutamela, salutami, lampadina. Oh, vediamo un attimo. Ma la Special State Route non è una pista, è una tangenziale. Bellissima allora, per quello che non l'abbiamo mai fatta. Vabbè, dai, almeno rendiamo felice il nostro amico Moschillo. Ci ha mandato una macchina! Mi ha dato una Citroen doppia, vai tra GR4, bella lì, si potrebbe vendere, c'è un botto da vendere, vabbè, adesso mi ha dato una macchina, grazie, grazie, grazie. Quando me le dovevi dare, Marco Punisher Drums. Dai, dai, Lobettino, hai fatto, amico mio Sharder? Fatta, grande, un pollo. Ascolta, Moschillo, adesso entro e tu ti associ, ti associ. Sono chiocciola, solo un polletto. Polletto matto, l'avete visto polletto matto, ragazzi? Era Chicken Little, bellissimo, della Walt Disney. Un cartone animato veramente, veramente fico. Veramente figo. Chicken Little si chiama. Se non l'avete visto, andate a recuperarvelo, perché era veramente bello. Anche le musiche erano fichissime. Allora, è questa, No, sei serio? Vabbè. La faccio solo perché sei tu, Moschillo, perché le prossime volte le piste le scegliamo noi, ok? Di solito quando entrate voi amici nuovi, la prima pista la faccio scegliere voi, però poi le altre volte che si gioca le macchine e le piste sono impostate, eh? Va bene, non c'è problema, non c'è problema, amico mio. Allora, l'importante è che scegliamo, abbiamo detto. Sì, la prossima volta entri in live, dico le macchine che servono, che dobbiamo correre. Allora, praticamente devi già comprare questa, guarda, te lo dico subito. La BRZ GR300 del 2021. Questa devi comprarla e elaborarla a manetta, perché sennò non possiamo fare gare. L'altra che devi comprare, secondo me, è una GR1 tipo questa qua. Puoi comprare questa qui, la GR 010 ibrida del 2021, ok? E poi potresti comprarti 30.000. Devi farmare, amico mio, devi farmare. Dopo ti spiego come si fa a farmare se vuoi. Devi andare sulla pista, devi comprare una macchina che viaggia. Sì. Io ho farmato tantissimo, amico mio, tantissimo. Io ho comprato tutte le macchine, me ne mancano solo tre che devo aspettare che vengano fuori nel negozio delle auto storiche. Però ho comprato tutte le macchine praticamente, quindi devi farmare come hanno fatto tutti, amico mio. Allora, che macchina scegliamo, ragazzi? Abbiamo detto la Ferrari. Dai, prendiamo la stessa Sharder, così bene o male abbiamo la stessa cosa, facciamo partire direttamente subito. Allora, Ferrari, abbiamo detto, raga, 458 Italia. Tributo. Sharder, tu hai l'attributo? Tributo, io non ce l'ho l'attributo, ma che cazzo di macchina è l'attributo? Ma cosa c'è scritto su... No, tributo. Cosa c'è scritto sulla macchina? Io ce le ho tutte, ma attributo non ce l'ho. Giulia, 250 GTO. 20 milioni è costata la 250 GTO, raga. 58 Italia, GR3, ne ho comprate due, una per mia moglie e una per me. La Ferrari, la Enzo. F8 tributo.
Tu ce l'hai Sharder? Anche Sharder non scrive stasera, eh? Allora, ragazzi, io le ho tutte. Cioè, dov'è la Ferrari? La Mito? No, dai, cazzo, con la Mito non ci passa più. Già sono 30 km, almeno andiamo con una Ferrari. Però non ho capito che Ferrari hai. Ma dov'è la Ferrari qua? Dov'è la Ferrari che non la vedo? Oh, per costruttore. Abarth, Alfa, Alpine. La F, ABCD, Ferrari, cazzarola. Allora, tu hai detto F8 tributo. Sharder non mi risponde. Testa rossa. Ma non si chiama F8 tributo, scusami. Dimmi qual è qua, qual è, se la vedi? Qua sono solo Ferrari. La Ferrari Enzo 308 GTB F430 testa rossa 458 Italia 512 BB 458 Italia GT3 250 GTO 458 Italia. Ti ho risposto, ce l'ho, ma non la fa vedere. Sì, ma io c'avevo l'invito. No, scusate, raga, che cazzo, devo uscire. Scusate, ce l'avevo tutte io, ho preso tutte le macchine. C'avevo anche l'invito della Ferrari. C'avevo l'invito di tutte. Come non ce l'ho? Vedi che ce l'ho? Vedi che ce l'ho sopra? Ottenuta? Ce l'ho tutte? Perché non me la dà? Allora facciamo così, visto che non me la dà, mi sento come una sgaloppina, anch'io in questo momento. Anch'io in questo momento. Aspetta, non riesco a trovare la macchina, Pierpaolo. Ce l'ho tutte, ce li ho, amico mio. Vediamo se, eccola qua. Vedi che non me la faceva. Ah, perché ce l'ho larga forse. Ce l'ho larga, ragazzi. F8 tributo 2019 larga, e allora non me la faceva vedere perché tu ce l'hai normale, vedi perché? Tu ce l'hai come ce l'hai, Sharder? Esplodono i banani. Non hai la 458 Italia GTR, vedi Moschilo perché non facciamo mai queste cose, perché si perde un sacco di tempo a fare sta cosa, no? E invece se sei tu e siete voi che dovete avere le macchine, che diciamo noi. Quindi per la prossima volta sento puzza di troll. No, dai, non penso. No, Andrea, non credo. E devi comprare tu la macchina, ok? Allora, io sinceramente no, non canto niente, non sono un jukebox. Allora, garage. La Mito, dai, facciamo con la Mito che poi dobbiamo fare anch'io l'annuso. Dici Franco? Ascolta, facciamo così, Sharder, rifai la lobby, amico mio, e fai la pista nostra. Ciao Sir Luca! Eccolo qui, Franco, grandissimo Sir! Grande, c'è Franco Sir, grandissimo! bella lì Sir! Allora, facciamo una cosa. Bella tutti, grande Andrea. Rifai la stanza e la facciamo con le nostre. Allora, per l'amico Moschillo, Vix, grandissimo, dai, vieni con noi. Ciao ragazzi, ciao. Allora, per l'amico Moschillo, non credo che sia un troll, quindi vai tranquillo. Occhio troll. Ai 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 ai. Vabbè, dai, Moschillo, non fare il troll. Su, fai il bravo. Se vuoi giocare con noi, vai visto che mi hai anche mandato la richiesta, amico. Devi comprare la macchina. Non possiamo correre con le macchine che voi non avete. Ciao, amore mio, vieni a salutare i nostri amici. Allora, vediamo se Sharder ha fatto la pista.
Se volete entrare, entrate tranquilli. Se non volete entrare, rimanete che chiacchieriamo sulla chat. Volete correre? Sì. Se vuoi, sì, grandissimo Sir. Mi hai ferito, non mi hai creduto. Ma no, Andrea, ma non è che non ti ho creduto, amico mio. Io tendo sempre a sperare in questo mondo. Mi aspettate? Sì. Il tempo di accendere la play? Sì. Allora sì. Allora sì. Se è solo il tempo di prendere... Se vuoi anche il tempo di prendere anche la sigarettina, allora no, eh. Vai tranquillo, intanto facciamo qualche giro di prova, eh. Io non so perché... Carla, ma non vuoi venire con noi? No, vai tranquillo, Andrea, vai tranquillo, amico mio. Figuras. No, sai com'è, perché... Non lo so anch'io, ragazzi. Non lo so neanch'io. Non sono abituato a Twitch. Sono ancora nuovo. 616 persone, ragazzi, sono ancora nuovo. Sono novellino. Devo imparare tutto. Allora, prendiamo questo bel frigorifero. Andiamo col frigor? Con che autos andiamos, raga? Allora, io inizierei ad andare con la BRZ. Andiamo con la BRZ e poi vediamo quando entra anche Sir che cosa... Sei troppo buono per me. Grande Vix! Allora, Carla è stanca. Vix dice che sono troppo buono. Al contrario, l'amico di Sharder. Proprio me la vuole mettere in quel posto. Ah, la nuova Dragon Trailer al contrario. Grande Vix! Sciappara uguale alle scudo. Dai, davvero? Della sciappara uguale alle scudo. Ma è carina, eh? Acciapparà è veramente una macchina da acciapparate, eh? Allora, questa pista al contrario è un casino, eh? Eccola là. E devo prendere la acciapparà e andare dentro nel cercare le livree, vero? Sì. E se me lo ricordi quando finiamo la gara vado a vederla. Allora, amici, questo... è la mitica auto che ha fatto il nostro grande amico e livreatore incredibile Sharder Design per mia moglie, per la macchina di mia moglie. Sto correndo con la macchina di Bragali. Allora, al contrario, ragazzi, è come non sapere assolutamente la pista, eh? Questa qui è Dragon Trail al contrario, e al contrario è un bordello. Let's go. I colori di questa macchina che ha fatto l'amico Sharder sono bellissimi, raga. Adesso devo ricordarmela, perché noi la facciamo sempre dall'altra parte. Oh, questa non me la ricordavo. Ah sì, questa è la prima. Ok, Sharder l'ha fatta apposta, amico mio. Ok, dai, ricominciamo il giro giusto. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Grandissimi? Allora, Dragon Trail al contrario, Sir. Se ce l'hai, facciamo con... Stiamo correndo con la Subaru BRZ. Tra l'altro, siamo amici di PlayStation, Sir. Dimmi di sì, sennò devi mandarmi la richiesta, eh. Ciao amici e amiche, orca loca! Marco Drums, senza games né niente. Marco Drums, vedi il logozzo del dragozzo, però non è arrabbiato, eh? Non è arrabbiato lì il drago, si è arrabbiato dopo il drago. Oppure il mondo di Little Big Planet, eh? Sai che non so se siamo amici, forse sì, ma non lo so. Non lo so, amico mio. Devo imparare ad andare al contrario, eh? Ragazzi, è una cosa incredibile che voi fate magari una pista perfetta, poi la fate al contrario e è un disastro. È come se non l'avete mai fatta.
Ciao Black, grandissimo, come stai? Black, iscriviti al canale, grandissimo. Dai, mi farebbe un sacco piacere se ti iscrivi al mio canale. Stiamo correndo. Oh 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 oh. Guarda come parte, guarda come parte, guarda come parte. Certo, Black. Allora, mi cerchi. Allora, iscriviti al canale prima di tutto. Una volta che fai l'iscrizione, poi ti spiego. Eccolo, grande Black. Allora, bravissimo, bravissimo. Cercami sul PSN come Marco Drums. Se vuoi te lo scrivo, però è come il mio canale qua, Marco Drums, Marco Batteria. Tutto in minuscolo, c'è il simbolo del drago, vedi il dragone qua dietro, oppure, dipende da quello che vi fa vedere a voi ragazzi, il mondo di Little Big Planet. Vi sto aspettando, mandami subito la richiesta così l'accetto. Oh cacchio. Allora, questa è la Subaru BRZ. Ce l'hai la Subaru BRZ? Perché stavo parlando anche prima con un altro ragazzo, però non siamo riusciti a metterci d'accordo. Ok, è arrivata adesso. Oh madonna, anche il telefono. Allora, Sir Luca. Controllo amicizia. Sì, infatti, ho visto che è sparito. Ma i giochi qui, i giochi di recente sono visibili qui. Sei mio amico, eh? Chissà perché. Perché era uno che veniva dentro anche da voi? Raga? Allora, Sir Luca. Io sono amico tuo, eh? Già da prima, comunque. Ah, ok. Allora, non vedo Black che me l'ha mandata, però. Sir Luca, oh, accetta. Ok, l'ho accettata, Sir. Ah, non so, mi diceva che eri dentro, però poi mi ha detto che di accettarla. Ti ho accettato? Tra l'altro ce n'è altri 4, ma non so chi sono, quindi devo... Grandissimo, sì. Anche Black, non vedo l'amicizia mandata. Quando la mandi dimmelo che te l'accetto e riusciamo a giocare. Allora, Sir, entra pure. Troverai la lobby. Cazzarola però. Sharder, perché mi fai queste cose qua? Perché me la fai al contrario, amico mio? Che mi devo abituare al contrario. Cioè, va bene che ti dico scegli la pista, ma non mettermela al contrario. Cazzo. Vabbè. Sir! Infatti, non ho capito perché l'ha messa al contrario, ti dico la verità, per cambiare forse, ma... Boh! Allora, per rifarla, Sir, dobbiamo uscire e rifare la lobby. Chi va di farla al verso, al contrario? BRZ non puoi, che macchina hai? Allora, facciamola al contrario, dimmi che macchine puoi... GR3, GR2, la 155, io ce l'ho. Sharder, ce l'hai la 155? VRX. Ah, io la 155 ce l'ho. Se vuoi possiamo usare la 155. Io ce l'ho. Sharderino, penso che ce l'ha anche Sharder, sinceramente. Quando la rimetto la 100 mi piace molto, ma non... non l'hai presa. Fischia, dobbiamo uscire, Sir. Facciamo questa, poi facciamo la prossima, dai, perché sennò ci mettiamo 30 anni. Facciamo questa e poi la... ma non ce l'ha Shard la 155, con cosa viene lui? Con cosa può venire Shard? Non ne abbiamo, non è un'altra? Lo so, Shard, lo so.
La VRX, che cacchio è la VRX? La Subaru? Allora, la VRX ce l'ha Sharder, allora, andiamo. Cos'è la Subaru, ragazzi? Ok. Infatti mi sembrava che era la Subarozza, eh. VRX. Sarebbe questa, giusto? La Subaru Rally o Road Car? Quale delle due, amici? O la GR4? O la Type S? GR4, questa? Ok. Vai. Ok, GR4, eh. Tanto ragazzi, corriamo per divertimientos. Sono le 10 e un quarto, dai, facciamo un paio di giri e poi andiamo a. Ecco che è arrivato Black, mi sa. Eccolo qua, Black. Dai, così entri anche tu, Black. Ok, Black, ti ho accettato. Vedi se entri tra gli amici, se ti fa entrare. Allora, Black, noi ci divertiamo, ok? Quindi a me non interessa chi è scarso, chi non è scarso, a me interessa che noi ci divertiamo e rimaniamo in live a divertirci insieme. Quindi si corre, se si arriva primo, bravo chi è arrivato primo, se si arriva ultimo, bravo chi è arrivato ultimo. L'importante è quando si corre, se non è detto, sportelliamoci e divertiamoci di non andare addosso agli altri. Se per caso capita, si chiede scusa e si restituisce la posizione. Quindi vai addosso uno, l'hai buttato fuori, ti fermi, aspetta che lui passa e si va avanti, ok? Le regole sono basilari proprio, quelle del buon comportamento su pista, niente di che. Poi va bene Black, domani sera va benissimo, che così almeno finiamo di correre, eh? Va bene, grandissimo, non c'è problema, non c'è problema. Allora, tu calcola, entrate dentro tutti i giorni, alle 21 io sono in live, se per caso non c'è la live perché sono veramente troppo stanco, torno dal lavoro che non ce la faccio neanche a farla live, però lo scrivo anche sui social, eh? Se vuoi seguirmi anche su Instagram o Facebook o TikTok, qualsiasi social, io ci sono come Marco Drums Games, ok? Quindi lì sposto anche, ragazzi scusate non ce la faccio, oppure posto i giochi che porto. Perché poi oltre Gran Turismo, ecco, quindi io faccio il metalmeccanico, quindi ci sono serate, ti dico la verità Black, che non si riesce neanche a fare una cosa basilare e bella come giocare. Quindi immagino che sei bello stancozzo, quindi figurati, figurati. Allora, quindi noi giochiamo per divertirci, per farci una bella serata. Infatti a volte all'inizio io partivo anche a fare i party. Intendevo che arrivava al traguardo domani. Grande Franco. Oh, che botta! Black, grande Black. Ah, Black si è unito, allora non ho capito niente ragazzi, avete capito voi. Va bene, tranquilli. Ragazzi, sono troppo stanco per correre. Monopattino GR4, sì ragazzo, veramente monopattino questo qua. È un... la chicane della morte, al contrario, è ancora peggio. Mamma mia Franco, è incredibile, incredibile. L'amico Sharder ci ha voluto rendere la vita difficile stasera. Già diciamo che sto sentendo la stanchezza adesso, ragazzi. Infatti mia moglie di solito corre, Carla Bragali TV, infatti la vedrete altre sere, è talmente stanca che è andata a letto, quindi vi posso far capire che fa un caldo boia, poi in officina meccanica, ragazzi, con l'olio emulsionante che butta fuori tutto il giorno le macchine, è veramente una cosa devastante. Arrivo la sera che a volte non riesco neanche a giocare, vi dico la verità. Infatti adesso sto incominciando a sentire la stanchezza, quindi stanchezza più caldo.
due ventilatori puntati, raga, perché sennò avevo già il colo. Allora io direi di partire, raga, eh. Io Sir non l'ho ancora visto. Aspetta, vediamo, andiamo a vedere un attimo Sir e gli altri. Allora, vediamo un attimo. Eccolo qua. Questo è Sharder, Sharderino, e questo è il grande Sir Luca. Grande Sir, bella la macchina, bella. Bella, bella, bella. Allora, poi se Sir entrerà con noi a correre, visto che è entrato stasera, entrerà anche altre volte, amico mio. Ma sei live, Sir, tra l'altro? Vabbè, a parte che sta correndo e non penso che possa rispondermi. Magari Franco lo sa, però aspetta, vediamo un attimo. E come si dice, raga? E infatti è grande Franco, bello come l'hai detto. E bisogna fare una livrea qua a Sharder, eh? Bisogna fare una livrea su questa qua, se giocheremo spesso a questa modalità. Ma non era entrato anche Black, scusami. Allora, Marco Zanzi, Grimaudo, sei tu Black? Non ce l'hai aspetta, che macchina è questa qua? Ah, è una Type R GR4. Sì, comunque GR4, quindi va bene, va bene, va bene, va bene. Se avevi la Subarozza, grandissimo Black, era meglio, eh? Però vabbè, va bene. L'importante è che è una GR4, quindi in teoria dovrebbero andare tutte uguali. Stiamo vedendo al mitico Sir e dietro è Black. Però mi sembra che questa Jaguar viaggia, eh? Viaggia più forte, no? Che bella la Jaguar. Io non riesco a capire, ragazzi, perché l'online di questo gioco le macchine vanno a scatti come se fossero dei non so che cosa. Guarda che si toccano. Non so perché. Oh, che botta! Perché vanno a scatti così? Sono veramente ridicole le macchine di GT6 in Oh, Siraculo! Oh! Come mai Sharder fuma? Come mai la macchina di Sharder fuma, raga? Sharder fumava, eh? Hai capito? Black diceva che era lento. Infatti, hai capito? Mai. Allora, quando dicono così è un po' come quello che mi avete detto prima, il ragazzo che era un troll. Però mi hanno dato la richiesta d'amicizia, boh, sta strano. Esatto, quando ti dicono che vanno piano, poi viaggiano. In teoria la GR4 dovrebbe andare uguale alle altre, eh? Quindi credo che almeno su questo punto, perché poi a volte entrava anche qualcun altro che aveva macchine più potenti e vabbè, non è tanto alla pari. Se la macchina è la stessa, il limitatore di potenza l'ha messo Sharder e non si può usare gli assetti, va bene, va bene. Però mi sembra che viaggia un po' più veloce, o è lui che prende bene le curve. Cosa dici, Franco? Oh, guarda Black come è rallentato, gli si è sgonfiato un pneumatico. Che cosa sta succedendo? Ah no, è partita la gara, è partita la gara. Oh, mi raccomando ragazzi, teniamo un comportamento decente, ok amici? Cerchiamo di non sportellare che tanto i giri sono 5. Grande Black! Dai, 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 corriamo raga. Go, 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 go! Io sta pista, grande VX, go! Allora, io sta pista
è un po' che la conosco o non la conosco, quindi no, nel senso la conosco di brutto, ma al contrario no. Dov'è Sir? Porca loca, ti ho seguito Sharder, non devi fare queste cose, non devi andare a sbattere, se no vado a sbattere anch'io, amico mio. Allora, questa è la curvazza, Sharder, non sbattere che ti seguo. Incredibile, incredibile ragazzi, sto seguendo Sharder anche quando va a sbattere. Sir è dietro. Ai ai ai, Black, Black, sei dietro Black. Uraga, 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 no, 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 porca loca. Dov'è Black? Ma si è girato, amico mio? Oh, non vedo Black. Ma è partito al traguardo? Lo vedo ancora dentro, non mi sembra che è uscito. Sir ha infricchettato tutte e due, grande Sir. Io là l'ho proprio cannata, raga, non mi ricordavo più. Tra l'altro ho lasciato le cose rosse qui di mia moglie, che lei ce l'ha bisogno per frenare a volte perché non si ricorda le piste, ma vi dico la verità, servono anche a me stavolta, cioè sta pista la faccio da panico normale, al contrario. Oh, ma il mitico Black, come mai è fermo? Come mai Black sei rimasto fermo? Ti si è rotta la macchina? Non ho visto messaggi di Black, vero ragazzi? Aveva solo fatto la manina prima, che aveva fatto un bel tempozzo, ma poi non lo sto vedendo, non lo sto vedendo, non lo sto vedendo correre l'amico. Là là, ma questa macchina, a parte che al contrario non si può... È vero Franco, non sta correndo, ma non ha scritto niente, o è crashato. Vabbè, può capitare, non è che sinceramente può capitare di crashare, o magari ha dovuto fare qualcosa e non è partito, o magari pensava di non far subito la gara adesso e si è andato a fumarsi qualcosa, boh, che ne so. Spero che scriva, Black scrivi Black. Siamo in ansia di sapere come mai non ci sei e la tua macchina è ferma. Vabbè, per me va bene che almeno arrivo terzo. Franco, per me va bene. Cazzo, ormai Sir è andato. Sir mi sta doppiando. Orca loca, oh, questa qua la cannuccia. Ah, ecco qual è questa qua. Quella lì è quella da terza. Ma di qua... Oh, ma sei... Franco, che è una cosa incredibile, incredibile, cioè fatta da una parte, fatta al contrario è praticamente un'altra pista, è inguidabile, non so perché l'amico Charles stasera mi ha tirato il barbatrucco, vabbè, vediamo se dopo riusciamo a fare una, anzi riusciamo sicuramente perché mancano solo 3 giri, facciamo una Interlagos per l'amico, vedi, eccolo qua, Sir, Black, è fermo Black. Non lo so perché. Non parte! Eccolo Black che è arrivato! Come non parte, amico mio? Che cazzo di macchina hai preso? Ma gli hai messo la benzina? Ok che costa, eh? Magari gli hai messo il gasolio invece di mettere la benza verde. Adesso ne facciamo un'altra, amico mio. Facciamo un'altra pista. Perché questa la finiamo, se no diventa troppo tardi. Facciamo Interlagos e la cominciamo per bene, eh? Perché sinceramente, guarda, ti dico la verità, questa cacchio di pista qua al contrario è come se non la so fare. Poi con questa macchina non aiuta tantissimo. Black, tu per caso ce l'hai la Subaru VRX che stiamo usando adesso? GR4? Se per caso ce l'hai sarebbe ancora più figo se la metti. Se non ce l'hai, usa quella lì. Ce la fai? Riesci a comprarla e dargli un'elaborata? Grande!
Dai, allora esci, compra la macchina, così corriamo tutti alla stessa, Interlagos. Sì, esattamente la proposta Luca. Luca, assolutamente, sì, era entrato, ha detto facciamo Interlagos, ho detto guarda, sì, la facciamo dopo, perché adesso ormai uscire dalla lobby per farla, di solito facciamo due gare alla sera, perché dalle 9 alle 10 faccio un po' le cose così, tracciati. Faccio le prove online con gli altri, oppure gioca mia moglie, così, no? E poi dalle 10 alle 11, prima di andare a nanna, che poi vabbè, il venerdì e sabato faccio anche di più perché poi non lavoro, quindi posso fare anche di più, però in settimana lavoro, no, alle 11 già è top, poi se no poi sono tutto rincoglionito il giorno dopo. Riusciamo a far tempo a fare due gare così. Una volta ne facevamo solo una e facevamo, non so, 15 o 20 giri con anche i boxer, era divertente perché poi alla fine te la giocavi anche il box, chi magari consumava di più, chi faceva il pit magari sbagliato, era figo, era figo. Adesso diciamo che ci facciamo due garettine da 5 giri, quindi la prossima andiamo a farla Interlagos per l'amico Sir, ecco, Sir Luca, che tra l'altro ragazzi anche lui è uno streamer, quindi seguitelo, seguitelo perché è bravo, 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 è un mito anche lui. Ai ai ai, porca loca. Io ho questa Dragon Trail al contrario, ragazzi. Adesso voi mi guardate, se entrate e dite, questo qua non è capace di guidare. No, non è vero, non è vero. Ah, hai visto? Allora io a Sir non so se è in live che mi sta ascoltando, però adesso sta correndo, quindi è un po' impossibile che mi scriva, no? Al mitico Sir devo dire, vabbè, io te lo dico adesso, poi al massimo glielo diciamo anche dopo. A Interlagos io ci sono andato fisicamente ed è una sensazione incredibile, un'emozione fantastica, me la sono fatta tutta a piedi, c'erano le gare. Eh sì, Andrea, a te l'ho già detto, ti ricordi che te l'avevo già detto, che sono andato con mio cognato, con Marcello. E, sono andato dai miei parenti, mia moglie è brasiliana, di Rio, quindi siamo andati poi sia al Maracanã, che ragazzi, una volta nella vita ve lo consiglio se vi piace il calcio perché è qualcosa. Ma anche se non vi piace il calcio, è una sensazione, un'emozione pazzesca entrare al Maracanã, veramente una cosa incredibile. E siamo andati a Interlagos, poi siamo andati anche al nord, a Bahia, insomma, ho fatto un mese bello, bello pieno a Petropoli, sono andati in un sacco di posti, poi la spiaggia di Copacabana che è fantastica, una spiaggia veramente tostissima, è bellissimo il Brasile. E siamo andati a Interlago su una gara minore con Marcello e il cugino Vito e siamo andati a Interlagos e veramente è eccezionale, eccezionale. Un'emozione incredibile sulla pista. Poi sono andato anche a Monza, 5-6 volte con la superbike. Guarda che non è tanto bello per quello, perché quando c'è una fidanzata, vai da solo è bella, quando vai con la moglie o la fidanzata, amico mio, non è tanto bello, perché c'è l'alzabandiera praticamente 364 ore al giorno, no, non è tanto bello, non riesci a alzarti dal gommoncino, oppure devi stare in acqua sempre, ecco. C'è di tutto e di più, ragazzi, veramente, è una cosa incredibile. Anche noi abbiamo donne bellissime, come sappiamo tutti, ma. Sì. Ho portato in alto la bandiera del nostro paese, del nostro meraviglioso paese, ragazzi. Io amo l'Italia e amo le italiane. Gli italiani mi piacciono, quindi non vi amo a voi italiani maschi. Però vi voglio bene, vi voglio tanto bene. Soprattutto quando mi fate le sub del canale, eh? Se mi fate gli abbonamenti vi voglio bene di più. Ma sta pista finirà o no? La Colombia ci sta di brutto, ci sta quello di brutto, Black. Per altri motivi, credo, la Colombia. Ok, da quella che adesso mi dissocio io. Sono già arrivati, stanno bevendo il caffè. Sir, ah, oh, obladi, oblada.
Allora, ragazzi, mi conosci bene, Franco. Esatto. Hai sentito? No, 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 stasera no, è Sharder. Faremo un'altra volta. Allora, Sharder, esci un attimo dalla lobby, per piacere, amico mio. Usciamo tutti. Adesso Sharderino fa Interlagos. Facciamo un giro, ragazzi, per un giro lanciato, come viene, viene. Ok? E fai 5 giri. Perché poi devo staccare, amici miei, devo staccare perché il letto chiama. Il nanna ninna ninna nanna chiama. Grandissimo Sir, ma chi è che ha vinto poi alla fine? Oh, non ho visto. Chi è che ha vinto? Chi è che ha vinto? Allora, bravissimi tutti, ragazzi, eh? Sono sesto di gara. Sesto di gara? Ok. Sono sesto di gara. Cosa vuol dire Sir, sono sesto di gara? Ah, Franco è grandissimo comunque, grande Franco che sei entrato stasera e ti sei iscritto perché sei fortissimo. Allora, Sir ha scritto sesto di gara, il mio cervellino sta ragionando cosa potrebbe essere, ma non sei giri, ah ok. Sesto di gara non lo capivo, scusami Sir. Il mio cervello dice, ma che cazzo sta di... Invece, sei giri lo capisce, lo capisce. Sei giri ci sta, allora entriamo, facciamo un giro lanciato, ok raga? Con la 155, ma non ce l'ha Sharder, che ma e non ce l'ha neanche Black. Che macchine possono usare loro contro la 155? Sì, io ce l'ho, la metto volentieri. Ma loro che macchine possono usare? Ah, ce l'ha Black. E Sharder che macchina può usare se no, che non ha la 155? La VRX, ok. La GTR. Allora, Sharder, hai capito? Puoi mettere la GTR e la Nissan, giusto? Minchia, la Nissan GTR è bellissima, ragazzi. Io ho la Nissan. La Nissan Qashqai, bellissima, ragazzi. Io amo le Nissan, amo le macchine giapponesi, ma anche le italiane, ma anche le tedesche. Io uso la Panda GR1, va bene, Black, vai. Vai, vai e vinci. Vai e vinci, amico mio, con la spada. Adesso Sharderino sta facendo la lobby un attimo. For Fiesta 07 GR1. E anche la For Fiesta, raga, non scherzava un cavolo, eh. 900 pony. Beh, adesso stiamo esagerando, eh. Adesso stiamo esagerando. Diciamo che anche l'Alpine, vi ricordate la Renault 4, la Renault 5 Alpine? Mamma mia, ragazzi, Alpine. Quella macchina si è ammazzata un sacco di gente, eh. La 1 Turbo, ce l'aveva mio cugino, la 1 Turbo, c'aveva anche mio cugino c'aveva anche quella, come si chiama? Ragazzi, entrate, eh. Adesso sto entrando io, appena entro potete entrare anche voi. La mini minor, beh, non mi ricordo, la mini, la 112 Abarth ce l'aveva un amico di mio cugino. Allora, no, aspetta, io voglio prendere la 155 però, eh. La Mini Minor, bellissima, sì, ce l'aveva mio cugino Daniele. Sì, ma la 127 di mio padre, color verde, domani esce nei leggendari. Speriamo! Se esce la 127, ragazzi miei, la Simca 1000, ce l'aveva mio zio Claudio, la Simca 1000, ragazzi, che macchina! Ma guardate che ce l'ha ancora adesso e la usa per portare la roba in discarica, ma funziona, che vai lì. Ah, gomme dure, non ho controllato, non ho controllato. Gomme dure? Allora, domani esce la 155 elettrica. Allora, gomme dure. Raga, 155 gomme dure, ok? Dai che andiamo, un giro lanciato e facciamo la gara, ok, raga? Guarda che mi curo, un giro, eh. Della 155 bisognerebbe fare. Dov'è Sir? Sir, dove sei? Non lo vedo, non lo vedo. No, non dirmi che Sir non è entrato, che stiamo facendo sta gara per lui. Sir, entra pure. Perché scatta? Oh mio Dio. Ah, ok. Perché scatta? Un giro lanciato, raga.
Allora, qui Sir ci darà paga, raga, perché si è detto che la sua pista preferita, io ci sono andato coi piedi, ma è bella tecnica, eh. Sì, no, riesco a fare dei bei tempi, dipende dalla macchina, però. Alla 155, raga, è un chiodo, mamma che macchina. Un chiodo vuol dire, per il mio linguaggio, che è incollata, è veramente un chiodo proprio, incollata al terreno. Per sbagliare, per uscire con questa macchina devi proprio fare cazzate tipo ho fatto adesso. Se no è veramente incollato al terreno, è veramente una bellissima auto. Abbiamo visto anche missili Terraria. Bella questa qua. Adesso voglio vedere il tempo. Allora, io vado col tempo, raga. Mi raccomando, fate un giro, lanciato e poi partiamo con la gara. Porca loca. Dai, guarda che mi ha scodato. Dai Luca, faccio contento anche a te, dai. TCS a zero, eh. TCS a zero, Andrea, TCS a zero, ok amico? Speriamo bene nelle curve con le lente, perché qua già c'ho l'ansia. Non so questa macchina come si comporta, la TCS 0. Vediamo. Forse se riesco a graduare un po'. Tranquillamente? Ah, ok. Perfetto, grazie Franco, grazie Andrea, dai. Io te la sto facendo a 0. Per il mitico Andrea, stiamo facendo questa pista per il mitico Sir, per Black niente, per Sharder niente, per me niente. Comunque bisogna fare la livrea Sharder della 155, eh? Appena l'amico Sharder Design, ragazzi, compra la 155, che non la trovava perché sapete che era soltanto nelle auto storiche, non si può andare a comprare così. Quindi quando Sharderino comprerà... Ok, io ho fatto il giro, eh. Esco. Così vediamo gli altri, mica che fanno i furbi. Allora, questo è... Allora, Sir. Vediamo se alla fine... Grande Sir. Un po' di fangazza. Hai preso dentro il... Che ne si chiama lì? La terra, eh? Il terriccio. Vediamo l'amico... Monster Sir Luca, a bordo muretto, ha fatto il giro, ok, ha fatto il giro, ok. Allora, chi è che, no, un giro, ragazzi, poi partiamo, vediamo chi lo sta facendo ancora. Allora, Sharder sta facendo il giro, Sir è fermo. Sir Luca Channel, grandissimo, sì, infatti ragazzi, iscrivetevi anche al canale del mitico Sir Luca, eh. Allora, poi siamo tutti, manca solo Sharder Design, raga, eh. Sì, un giro questo, adesso partiamo con i 6 della gara, Sir, no, perché sennò poi mi diventa tardi, amico mio, più che altro per quello. La prossima volta che faccio la live e ci facciamo una bella garetta insieme, magari andiamo subito su questa, eh. Ci facciamo 15 giri qua, magari, dai, con che ridere Franco Pacci. Un giro GoPro Bea Hero, bella lì. Vediamo il mitico Sharder che arriva. Andrea, io guido con zero aiuto e zero TCS, grande. No, io l'uno di TCS lo uso, ragazzi, perché poi mi incazzo a volte. Dipende dalla macchina, vi dico la verità. La M6 che sto facendo al Nürburgring, se metto TCS a zero mi gira
365 volte in un giro, quindi non ce la farei con... Chi usa la Lambo? La usa Sharder. Grandi raga. Non va bene la Lambo? Chiedo a Sir, non va bene la Lambo? Ok, no, va bene. Dai, partiamo. Vai, Sharder. Beh sì, no, penso che adesso Sharder la fa partire. Partiamo. Go. Avvia Sharder, avvia. Quella clip ogni tanto la guardo. Qualsiasi macchina va bene. Grande Sir, grande, così mi piace. Allora ragazzi, perché è uscito qualcuno? No, io non vedo... Chi è che è uscito? Aspetta! E infatti... Ah ok, hai sbagliato tu. Usciamo. Allora aspetta, usciamo io e esce Black. Allora usciamo raga, aspetta Ti porti dell'acqua amore con la bollicina da piccolo, per piacere? Allora usciamo ragazzi, sì, dobbiamo uscire io e Black, eh? Se no Sharder poi dopo rifà tutto da zero. Black esci. Oh, eccolo qua Sir che sta entrando. Ok, bravissimi. Qui adesso stanno caricando tutti, fate partenza e si parte, eh. Purtroppo Sir ti sei bruciato la qualifica. Ci sono, aspetta, sì, vedo che stai caricando. Si vede che sta caricando. Ok, ci sei, però vedo che sta ancora caricando, eh. Vediamo un attimo. No problem. Adesso ci sei, mi ha caricato il tuo... Mi dai l'acqua, amore, per piacere? Allora, mettete sul gira, sul verde, e partiamo. L'amico Sharder farà partire questa mitica gara, ragazzi. E mi raccomando, nessuno mi fa bere? No, vabbè, bevo io. La gara inizia fra 5 secondi. Dopo ragazzi, finita la gara, vi saluto e ci vediamo domani sera ore 21, eh? Domani sera ore 21, ok raga? Non so con che gioco. Domani è giovedì, boh. Sicuramente venerdì e sabato e domenica ci sarà il Gran Turismo, il Formula 1 2022. Quello è poco ma sicuro. Sir è uscito e tra l'altro è pure primo. Grande. Ha tenuto le impostazioni forse? Io avevo detto all'amico Andrea che mettevo a zero, eh. Ma chi è? Oh? Madonna, Franco, guarda che cavolo, come si vede l'online quando si gioca insieme tra amici. È una cosa ridicola, secondo me, che un gioco di questa portata e bellezza abbia un online così assurdo. Va che roba. Vedi come scattano a destra e a sinistra, sembrano che ci piglia per il culo, si piglia. Che roba! Ma dai, ma perché non lo mettono a posto? Io giocavo a Setta Corsa Competizione, no? E là non fa ste cose qui, cioè è piacevole giocare online. Già online, diciamo, se non sei tra amici, alla prima curva ti sbattono fuori. Infatti io l'altro giorno ho vinto la gara quotidiana, quella di Sardegna. Ma perché? Perché ho fatto il tempo, sono partito prima, alla prima gara mi siamo venuti addosso tipo tutti, ma c'era il fantasma, e poi dopo, come si dice, gli ho dato paga perché li viaggiavo, capito? E sono arrivato prima.
va Sir come corre, raga, si vede che è la sua pista, si vede che è la sua pista, ragazzi, ma come viaggia, guarda come là come là avanti, Franco guarda come gli piace, guarda come fila, anche Black, devo dire la verità, anche Black fila. Io questa gara qui la conosco, ma a quanto sembra, credo proprio di sì, amico mio, perché se vedi Scharder viaggiava prima, Io ho fatto un errore e infatti vedi che sono andati via l'amico Sir e Black. Un po' arrugginito, grazie, per fortuna che è arrugginito. Sennò cosa faceva? Mi doppiava in 5 giri. Vado dentro a vederlo in live ogni tanto. Io purtroppo lavorando e portando i figli in giro, sai, nuoto, judo, bla bla bla, non riesco tanto a seguire anche le live dei miei amici, però ogni tanto quando sono dentro, poi al lavoro non posso fare il telefono perché sono sulla macchina e devo curare la macchina, che faccio i pezzi anche importanti, sono tutti belli precisi e una rottura di palle. Ogni tanto guardate qua che non mi accelera, no, qua è un problema, ogni tanto mi capita sta cosa qua, raga, credo che è il pedale del, guarda che roba, non accelera, no, guarda che roba, giuro, non ce l'ho il pedale su, sì, ho toccato la zona morta, perché praticamente quando andavo a toccare il... Oh! Chi è? Ma chi è? Oh! Ma è Scharder? Grazie Scharder, grazie! Vai tranquillo! Vai, vieni! Avete visto che non accelera, raga? A volte mi capitava e ho paura. Guarda! No, dai, ma che cazzo è? Si è rotto? Guarda che è acceso il freno. Va! Vi giuro che non lo sto... Adesso sto frenando. Guarda, adesso mollo, Cosa posso fare, ragazzi, secondo voi? Perché c'è stato un paio di volte che mia moglie le ha dato due legnate, ma forti. Dici solo da pulire? Cioè, devo smontarlo o lo faccio con... col compressore? C'è entrata la polvere e le schifezze? Ok, grazie della dritta. Perché avete visto proprio come fa, Cioè che, infatti io a volte... Infatti la gara quella con... della patente, ok? Provavo a farla e sono riuscito a farla col pad. Io non vorrei che avevo sto cazzo di problema che poi quando sono concentrato a fare qualcosa non ci ho fatto caso, no? E mi frenava. Allora l'ho fatta col pad e ce l'ho fatta. Infatti stavo quasi pensando a questo punto, forse Andrea, di fare il Nürburgring col pad. Ci proviamo. Allora, domani sera non so che gioco porto, ma venerdì sicuramente porto Gran Turismo. Quindi al massimo, Andrea, se ci sei venerdì sera, proviamo a fare Nürburgring col pad. Oppure io per venerdì sera attacco il compressore e gli do una bella pulita alla pedaliera. Ci vediamo tra 3 mesi. No, Andrea, ma perché? Dai, non fare così. Ecco che comincia ancora a frenare. Cacchio, ti devo dire. Dai, provo a pulirlo. Se mi frena che non accelera, è dura, Guarda anche qui. Cioè, io ho giù tutto il piede, dell'acceleratore. Perché era 3/4? Sì, no, secondo me, come dice
come dice Franco e come dici anche tu Andrea, è la pedaliera. Oh, Calderino proprio stasera non mi vuole lasciare in pace, eh. Mi deve per forza buttare fuori. Vai Charder, vai, go, vai tranquillo, vai amico, vai, andiamo, vieni. No, vieni amico mio, vai, sorpassa, vai tranquillo, anch'io questa qua è una gara un po' scorbutica. Dobbiamo vedere che cosa sta facendo Sir e Black. Non sta in strada, no, a me sta in strada, ti dico la verità. Però frena a minchiem. Poi ragazzi, c'è da dire la verità, le macchine si vedono scattose, quindi uno può anche impostare bene la traiettoria per superare, ma poi fai l'errore perché la macchina ti si scatta da panico, eh. Porca loca, eccala. Era meglio se la guardavo da fuori. Grande! Com'è andata? Sì, l'hai vinto? Oh no, dai, vi siete toccati dentro, fate i bravi, cosa succede? No, Marco Drums, io non ho fatto niente ragazzi, io ero dietro, eh. Rifalla e ci guarda, cosa vuol dire? No, ma non si può, non si può fare. Allora, replay, allora, salva, si può fare salva? Ok, dai. Specta, cosa vuol dire specta? Dai raga, tranquilli, tanto si è in famiglia, rifaremo io e lui. Dai, rifatela allora voi due amici. Io esco, non ce l'ha fatta. No, non ce la faccio Black, scusa, non ce la faccio proprio, devo staccare. Devo staccare proprio la live. Grande Sir Luca, comunque è grande, mi è piaciuta un sacco. E come si dice, tanto io lo faccio per divertimento ragazzi, quindi come dico sempre, se uno viene addosso, non sono in live neanch'io, sì infatti Sir, se uno viene addosso chiedete scusa, lasciate passare, si fa così come abbiamo fatto io e Shard, tanto sinceramente non ce ne viene in tasca niente. E allora ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio Black, ringrazio che si è iscritto, grandissimo. Grazie Sir, vabbè noi ci conosciamo da un po', però comunque ci siamo messi il like su, no il like, non è like, ci siamo dati la richiesta d'amicizia. Moschito, che sembrerebbe un bot, però boh. Franco, grandissimo, grazie davvero di esserti iscritto, ti aspetto anche nelle live, in altre live, amico Franco, così almeno ci ridiamo, scherziamo e facciamo, movimentiamo per bene sta chat. E grazie anche Dragons, grazie della compagnia, ciao Marco, ciao Franco, grazie veramente anche a te, sei un grande. Quindi quando vuoi io alle 21 ci sono, sabato e domenica faccio anche la live dalle 3 alle 6, quando vuoi io sono qui, mi fa solo che piacere avervi in live tutti. Vi ringrazio, ci vediamo domani sera ore 21, adesso lascio con un paio di minuti giusto la pubblicità finale. Ciao Sir Luca, sei un grande amico mio, dai, è vero, ciao Franco Pace, bisogna dirlo. Ciao Andrea, grandissimo, oh, stasera non c'era Kevin, e tutti quelli che siete rimasti dentro, amici miei, buonanotte a tutti, vi ringrazio tutti uno per uno, ma non vedo i nomi, quindi ringrazio solo quelli che stavano scrivendo. E ci vediamo domani sera ore 21. Buonanotte Sir Luca, buonanotte Franco, buonanotte Andrea, buonanotte Charder, grandissimo Charder. Belle gare comunque ragazzi. E corriamo per divertirci, chi se ne frega. Ciao a tutti ragazzi, a domani, buonanotte. Notte amico Charder, buonanotte amico mio, ciao a tutti.